Ciao a tutti amici di Jovatec. Con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare a disattivare l'avvio automatico dello Smart Tab Samsung nelle TV con sistema operativo Tizen. Per chi non lo dovesse sapere, lo Smart Tab è una parte del sistema operativo sviluppata in questo caso da Samsung, dove ci permette tramite questa funzionalità di andare a visualizzare ed andare ad aprire le varie applicazioni che sono presenti all'interno della nostra Smart TV, passare alla TV digitale, andare all'interno delle impostazioni della TV, quindi gestire quello che è il sistema operativo della nostra TV, e in questo caso Samsung l'ha chiamato Tizen. Ci sono molte persone alla quale dà fastidio però questa cosa che a ogni accensione della nostra TV compaia, come vedete, sopra la nostra schermata, questa relativa allo Smart Tab di Samsung. È possibile andare a disattivare questa funzione e far sì che la TV parta in automatico con l'ultimo canale del digitale terrestre visualizzato, andando semplicemente nelle impostazioni e togliendo una spunta. Per fare questo ci basta, quando si accende la TV e parte in automatico lo Smart Tab, recarsi con le frecce direzionali, quindi chi dovesse avere qua il controller remote di Samsung, quindi il telecomando quello nuovo, questo cerchio permette di utilizzare le frecce direzionali sinistra, destra, su e giù, e questo in mezzo con fermare le nostre scelte, recarsi verso sinistra all'interno delle impostazioni. Se lo Smart Tab dovesse essere già scomparso, perché dopo un tot di secondi si chiude in automatico, ovvero tornerà così, per recarsi nello Smart Tab bisogna cliccare qua il tasto della casetta. Cliccando il tasto della casetta comparirà nuovamente il nostro Smart Tab, ovvero il centro di controllo di tutto. Se ci richiamo con le frecce direzionali verso sinistra, nella sezione qua impostazioni, e confermiamo con l'ok, dobbiamo andare con le frecce direzionali su e giù in generali, poi o cliccando ok o con la freccia verso destra ci spostiamo e andiamo nuovamente giù nell'etichetta funzioni smart. All'interno di funzioni smart abbiamo qui esecuzione automatica Smart Tab. Se andiamo a togliere il flag da questa opzione e poi torniamo indietro con il tasto return qua del nostro telecomando, la freccia indietro, 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 se torniamo alla schermata principale e proviamo adesso a spegnere e riaccendere la TV, vedrete che a ogni spegnimento e riaccensione della nostra TV non comparirà più il nostro Smart Tab, ma comparirà direttamente l'ultimo canale visualizzato. Nel caso in cui fosse necessario andare a ripristinare questa funzionalità perché per noi indispensabile, allora rieseguiamo la stessa procedura andando nelle impostazioni generali, funzioni smart, e andiamo semplicemente a rimettere quel flag tolto prima. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su jovatech.com.